Nuova tragedia sul lavoro a Bleggio. Trovato morto in un pozzetto un operaio che stava lavorando alla manutenzione della rete idrica. L'incidente a poche ore da quello costato la vita ieri al boscaiolo Paolo Valenti. 100 anni fa la firma del Trattato di Saint-Germain che annetteva il Trentino Alto Adige all'Italia. Il futuro è nell'autonomia ma in un contesto sempre più europeo. Così il presidente Compace era a Innsbruck per la cerimonia organizzata dal Consiglio Tirolese. Respinto in consiglio provinciale a Bolzano il disegno di legge contro l'obbligo vaccinale. I comitati diffidano i consiglieri e minacciano un'azione legale. Presentato il Festival dello Sport a Trento dal 10 al 13 ottobre. 130 eventi e 280 ospiti, tra cui Federica Pellegrini, Antonio Conte, Sofia Goggia, Andrea Dovizioso e Peter Sagan. Dopo la pausa estiva sono ripresi i lavori del Consiglio Provinciale di Bolzano. Tra i temi oggi in discussione anche la legge di iniziativa popolare contro l'obbligo vaccinale. Ce ne parla Monica Pietrangeli. Erano tornate a manifestare sabato scorso, questa volta invece le famiglie del coordinamento regionale Genitori per la Libertà di Scelta hanno riempito Piazza Maniago di 15.114 disegni, tanti quante le firme raccolte a sostegno del disegno di legge di iniziativa popolare respinto dopo il dibattito in consiglio provinciale con 19 no e 14 sì. Il fronte vaccini resta caldissimo. In aula, con sfumature diverse, nessuno si è detto convinto dell'utilità dell'obbligo vaccinale, che è però legge dello Stato, il quale, ha ricordato la maggioranza che ha votato compattamente contro il disegno, ha competenza primaria in materia. Fuori dell'aula, il comitato si prepara a continuare la sua battaglia. Ai consiglieri è stata inviata una diffida nella quale si minaccia un'azione legale. Passiamo all'economia.